Ho cominciato a collaborare con il gruppo Piazzetta da consulente e da ingegnere, mi sono occupato di consulenza in generale con qualche specializzato, diciamo, sulla parte di certificazione di qualità, informatizzazione, riorganizzazione dei processi. Da una quindicina d'anni sono entrato a far parte della famiglia del gruppo Piazzetta con l'incarico di responsabile del sistema qualità. Non legato esclusivamente alla certificazione del sistema aziendale, ma con una visione un po' più ampia sui processi aziendali e sull'obiettivo, con l'obiettivo di migliorare i processi, soprattutto nell'ambito operativo, quindi produzione, logistica e quant'altro. L'ampiezza di gamma dei prodotti Piazzetta è per noi un obiettivo molto ambizioso, almeno per la parte operativa, perché si va in qualche modo ad intrecciare con altre criticità o con altri obiettivi che noi ci diamo. Primo fra tutti la stagionalità abbastanza spinta dei nostri prodotti che ci porta a vendere in pochi mesi, in 6 mesi, quello che invece dobbiamo produrre durante tutto l'anno per dare stabilità al gruppo di lavoro. Una frammentazione dei prodotti e quindi la necessità di capire cosa dobbiamo produrre tra tutte le varianti, i modelli, eccetera, probabilmente con tempi molto anticipati e a volte, dati i tempi di consegna di alcuni componenti di acquisto, arrivare a pianificare anche prima di ricevere il budget di vendita. Per iniziare ad acquistare materiali e quant'altro. Tutti questi aspetti si aggiungono anche a una variabilità del mercato che almeno in quest'ultimo periodo si fa molto sentire. Basta soltanto pensare all'aumento del prezzo del gas e a tutte le variazioni e sconvolgimenti che ha portato nel mercato del riscaldamento. Cerchiamo di pianificare in modo mirato e accurato i nostri prodotti, magari pensando a una produzione che parte con una visione dei prodotti neutri, quindi senza accessori, senza colori, senza altre cose, e poi avvicinandoci alla data di consegna andare a capire effettivamente quali sono i colori che sono richiesti dai clienti e andando a guardare effettivamente gli ordini. Qualità del prodotto significa prodotto e servizio, quindi anche tempo di consegna per noi è qualità e questi sono i due aspetti dove l'area operativa può dare il suo contributo e deve puntare. Quindi dei tempi di consegna abbiamo già parlato prima con un'attenzione alla pianificazione esasperata. Per quanto riguarda la qualità del prodotto, noi cerchiamo di definire quelli che sono i controlli sul nostro prodotto a partire dall'inizio, quindi dalla ricezione delle materie prime, controllando quindi i prodotti in modo mirato, di più quelli che hanno criticità, di meno quelli che non ne hanno, facendo dei controlli nel processo produttivo, quando magari non era possibile farli in produzione per motivi più vari. Facendo dei collaudi a fine linea dei singoli prodotti con dei sistemi di collaudo che simulano il funzionamento di tutto il prodotto e di tutte le fasi di accensione, spegnimento e allarmi del prodotto stesso. Non ci fidiamo della simulazione, quindi alla fine di ogni lotto noi facciamo una vera e propria prova di accensione a campione di prodotto. Tutte queste informazioni si completano con la qualità che noi vediamo nel servizio post vendita, che non è casa mia, se ne occupa qualcun altro, però quello che facciamo noi è raccogliere le informazioni dal post vendita, che siano dati di manutenzione periodica, che siano segnalazioni di anomalie, che siano anche richieste di un certo tipo. Questi dati ci aiutano, incrociati con gli altri dati, dagli scarti del reparto ceramica alla produzione ad altre informazioni ci aiutano a migliorare il prodotto. Prima parlavamo della necessità di trasferire quella che è la conoscenza della produzione alle altre aree.
è bene che questo trasferimento avvenga dal basso ad ogni livello e quindi quello che stiamo cercando di fare è di dare la possibilità a tutti quanti di suggerire dei miglioramenti. La certificazione di qualità ISO 9000 non l'abbiamo mai vista come un elemento da pubblicizzare, tanto come invece un elemento che ci permettesse di confrontarci con l'esterno. Il fatto che un auditor venisse in azienda a mettere in discussione certi passi, certe modalità, certi modi di fare una volta all'anno e che quindi aprisse un confronto su certi aspetti che per loro erano importanti, ma per la norma erano importanti. Questo è stato sicuramente utile. Dal 2015 stiamo già valutando l'aspetto dell'analisi dei rischi, che in questi ultimi anni invece è diventato un po' di moda su molti altri ambiti. Quindi il confrontarci con queste cose è servito ad allargare le nostre visioni e a cominciare a vedere delle cose che magari da soli non avremmo visto in quel momento. La sostenibilità ambientale è un argomento che deve essere perseguito sempre e che abbiamo già cominciato a perseguire negli anni. Una riduzione degli scarti di produzione non è di per sé una cosa solo ambientale, ma diventa anche un risparmio economico per l'azienda. Il fatto che ci siano delle normative particolari in questo momento per spingere le aziende verso la sostenibilità probabilmente è un segno che la gestione ambientale per le aziende è ancora un costo e fare economia circolare, fare riduzioni di imballaggi o altre cose è una cosa no, non naturale perché è ancora abbastanza costosa. Questo la dice tutta sul fatto della necessità poi di chi definisce le norme e definisce quindi degli obiettivi più grandi dei nostri, quale deve essere la linea da seguire. Noi l'abbiamo, come dicevo, sempre in qualche modo perseguita. La riduzione degli scarti è da anni che la portiamo avanti, lo stesso vale per magari la riduzione degli imballi, sostituire il polistirolo che è all'interno di un imballo con carta e cartone è una cosa sicuramente positiva, però fino ad ora ha avuto un certo impatto economico perché il polistirolo costa meno della carta e del cartone. Adesso è il momento in cui le fasi sono favorevoli tra loro e quindi sicuramente è il momento di dare una spinta in questa direzione. Ci sono altre normative che stiamo seguendo da anni, il REACH per i prodotti chimici e altre cose, e queste, voglio dire, devono partire dall'inizio della filiera perché se tu sei l'unico cliente che chiede uno smalto che sia a piombico e in mezzo ad altre migliaia di clienti che invece ne chiedono un altro, o rischi di pagare quello smalto una follia oppure rischi di quello smalto no, non averlo proprio a disposizione. E in questo momento sono gli stessi fornitori, proprio perché negli anni sono stati in qualche modo obbligati a rendicontare la pericolosità di certi prodotti, a dover riscrivere, a dover fare certi tipi di cose, ad essere orientati verso una produzione che a loro già conviene di più, di smalti non pericolosi. Quindi sono loro stessi che adesso ce li stanno proponendo e noi diciamo siamo pronti ad accogliere queste modifiche.